Ecco. Grazie a tutti per essere venuti, è stato un bel piacere. Sindaco Coppola, questa sera un importante momento per la comunità agropolese, si ricorda il dottor Domenico Chieffallo con una intitolazione, il piazzale antistante il liceo Alfonso Gatto di Agropoli sarà dedicato alla sua figura. Ma io direi questo è un piccolo segnale, una piccola dimostrazione per il grande operato di un uomo, un grande uomo di cultura che certamente va annoverato tra gli storici che hanno analizzato il meridione meglio di tanti altri e sicuramente essendo di Agropoli diciamo certamente dovevamo in qualche modo ringraziarlo anche se in maniera postuma per tutto quello che ha fatto, per le importanti opere che ha realizzato, per i grandi spunti di riflessione che ha dato a tutti noi. Di fronte la Casa della Cultura, un riconoscimento importante in memoria di un meridionalista convinto, il dottor Domenico Chieffallo, che ha sempre sostenuto di portare nelle scuole la storia del nostro territorio. Speriamo che questa sua volontà possa essere esaudita. Sicuramente faremo in modo di far partecipare i ragazzi a questa iniziativa che è accaduta qui stasera, cioè la targa non rimarrà una targa isolata e fine a se stessa. Per il prossimo anno scolastico cercheremo di promuovere innanzitutto la conoscenza di quest'uomo straordinario che ha dedicato la sua vita alla narrazione della storia meridionale e in particolare anche del Cilento, delle sue tradizioni e della sua cultura, e faremo in modo che la sua opera possa diventare per i nostri studenti un ricco patrimonio storico culturale a cui attingere per acquisire sempre maggiore consapevolezza di quella che è la nostra identità culturale, perché sappiamo bene che soltanto attraverso lo studio e la comprensione autentica del passato possiamo allargare i nostri orizzonti sul presente e sul futuro. E questo era il messaggio che anche il professore Domenico Chieffallo cercava di dare nelle sue narrazioni. E questo riconoscimento mi rende veramente orgoglioso, perché papà ha dato tanto per il Cilento da un punto di vista storiografico, da un punto di vista dell'impegno, perché tanti ragazzi che hanno preparato delle tesi sul Cilento, tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di apprendere i suoi insegnamenti. Papà è una persona che si è sempre dedicata alla cultura in modo semplice, con un approccio molto molto tra virgolette elementare, proprio per entrare nel vivo dei suoi temi. L'amministrazione comunale mi è venuta incontro in questa richiesta, richiesta che è stata voluta da molti cittadini agropolesi e anche da parte di alcune associazioni cilentane, tra cui sicuramente da annoverare alcune associazioni del comune di Centola, che con una lettera molto accurata hanno fatto presente questo desiderio di intitolare, di ricordare mio padre. Ma papà amava definirsi meridionalista, era un termine che a me suonava un po' strano all'inizio, e lui mi diceva: io sono uno storico, mi interesso di storia, ma interessarsi del meridione ha tutta un'altra particolarità, voglio essere ricordato come meridionalista ed è quello che poi con l'amministrazione comunale abbiamo colto.